Ci siamo, sì. Tu hai l'onore di chiudere la prima stagione di Codice Sardo. Allora, quindi il nome è Sergio Edoardo Alves Carnedo. Sì, perfetto. Sergio. Sergio. Che poi a me, parlando con Ale, il regista, lui, no? Dicevo, Sergio mi ricorda un brasiliano del 1982, quella nazionale Brasile-Italia, sappiamo com'è finita. Nel Santos. Quella. Nel Santos. E la squadra che tifo anche. E l'hai vista quella partita? No, eri troppo giovane. No. Quanti anni avevi lì? Un anno. E potevi guardarla. No, non l'hai ancora guardata. No, non mi ricordo. E invece, sai cosa mi ha incuriosito di te, a parte la bella persona adesso che stiamo parlando e la tua timidezza? Che il tuo profilo, adesso mi alzo, non si fa in televisione, è insieme a una signora. E questo è il tuo profilo? Sì. Cioè, è un profilo in due, praticamente. Sì, no, cioè, Serginio e Fabiana Carnero. Carnero, sì. Serginio e Fabi. Sì. Ed è la prima, cioè, forse una delle prime volte che io vedo un profilo di un social fatto insieme. Perché? Lavoro, amore? Abbiamo fatto, nel periodo quando è iniziato, ho fatto nome mio, poi abbiamo detto dai facciamo per tutte e due. Okay. E l'abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto Instagram uguale, la mail abbiamo la stessa, io ce l'ho una diversa solo perché... Per lavoro? Per lavoro ce l'ho una diversa, che è da quella della tecnica individuale che faccio. Però è bello, cioè è come se tu e tua moglie e il bambino Noah, giusto? Fosse un'unica cosa, un'unica anima. Io l'ho immaginato così, prima di conoscerlo, ho detto, è veramente bella questa. Perché alla fine della nostra famiglia siamo noi tre qua, capito? Non ci sono genitori nostri qua, tutti in Brasile. Però se ci pensi magari guardare il profilo di una persona magari ti dà un'idea di come quella persona, a volte è giusta, a volte è sbagliata, perché i social poi magari ti danno una percezione della realtà diversa. A me ha subito trasmesso qualcosa di bello, di veramente di famiglia, di unione, di due stranieri che si ritrovano magari dall'altra parte del mondo e iniziano a costruire una nuova vita alla fine. Sì, è proprio quello. Mia moglie ha trovato lavoro anche lei qua. Tanto che non siamo mai spostati da qua perché lei ha lavoro e sta bene. Se dobbiamo spostarci dobbiamo riprendere da capo tutte e due, invece lei c'ha già lavoro. Io smettendo di giocare inizio già con la scuola calcio che lavoro, tutto quanto. Prova a riavvolgere il nastro della memoria. Prima volta in Italia e poi in Sardegna. Prima volta in Italia 1900? No, 2003. 2003. Un anno prima, sì. Quindi, mesi prima. E della Sardegna sapevi qualcosa? No. Niente. Sai che quasi perché tutti... io non sono neanche curioso, sai? Sì. Ma magari sentivamo più Sicilia che Sardegna, poi quando vieni qua... E quindi ti sei informato, devo venire in Sardegna, sì. Mamma che ha iniziato a cercare tutto. Su Google, Sardegna, cosa hai cercato? Sì. Sardegna? No, al periodo non c'era Google. Infatti. Sì, è iniziato, non mi ricordo, faceva ricerca che chiedeva agli amici così. Che mi ricordo anche quando sono venuto qua, io chiamavo dal telefono pubblico a casa. Certo. Con la tessera. Che con la tessera, sì. Ci spendevi una barca di soldi. Adesso è facile, videochiamata, tutto più facile, però il periodo era difficile. E la prima volta in assoluto l'aereo ti porta a Elmas, immagino, no? No, qua o... No, qua in Sardegna, la prima volta. Elmas. Arrivi a Elmas e cosa pensi? Da Elmas dove devi andare? Sai già il tuo... No, mi è passato... Io sapevo che qualcuno mi aspettava, già c'era il brasiliano che c'era già qua, che mi aspettava... Quindi è venuto lui a prenderti all'aeroporto. Tu chiaramente non parlavi italiano, qualcosina? No, niente. Niente. E non eri spaventato? Sai, a quell'età eri molto giovane, anche adesso sei giovane. Ah, volendo no, avevo un riferimento, avevo già un brasiliano qua, sono venuto, poi io pian piano sono uscito di casa. Io prima ho fatto 200 km, 400, poi 500. La prima volta che sono venuto in Italia e ho preso l'aereo. Non ho portato soldi, niente, che non sapevo. In Brasile quando chiamavo i miei genitori, prendevo il telefono, chiamavo a debito. Ok. Allora, arrivato a Milano, prendo il telefono e provo a chiamare a debito. Come si fa? Non hai chiamato lì, mi sa che ti hanno pregato. Sì, la fortuna che non è stato cambiato il gate. Ah, ok. Capito? E sono rimasto lì, poi ho preso il secondo aereo per Venezia. Com'è cambiato quel ragazzo di cui ci stai parlando adesso?
non c'era Google, quel telefono che dovevi pagare a debito, che sei partito senza soldi. Che ragazzo eri in quel momento lì? Te lo ricordi un po'? Non eri sposato, non c'era un bambino, avevi magari sogni, boh, di vedere il mondo, com'eri? Diciamo che ero giovane, non avevo tanti pensieri, adesso avendo un figlio c'hai più pensieri, hai più dubbio per fare un passo avanti. Lì vai, c'erano i miei genitori, dicevano vai, provaci, poi se non va bene torni a casa, che tanto i miei genitori per fortuna non hanno mai avuto difficoltà di soldi, niente. Allora mi hanno dato forza anche su quello, mi davano sempre supporto per andare. E per quello un passo alla volta sono arrivato qua. C'è una piccola città, io ho pensato al Brasile, nasce in una città di milioni di abitanti, invece c'è questa piccola città dove sei nato tu, che ha quasi 48.000 abitanti, meno di Cagliari. Proviamo a ricordare, anzi raccontami questa città, noi non la conosciamo. Allora, la città è piccolina, è vicina a San Paolo, diciamo che è fatta, non è una città moderna, però nel periodo che eravamo piccoli giocavamo per strada, avevo tutti gli amici intorno, a 7 anni di età prendevo il pullman, andavo alla scuola, come penso che anche qua facevano tutti. E giocavi a calcio? Giocavo a calcio, a pallavolo, basket. Tutti gli sport? Sì. Invece uno che ho seguito, che era la scuola di calcio, e calcio a 5 e pallavolo, che ho fatto sino a 16 anni. Quello l'ho fatto per tanti anni e poi fin quando... Non abbiamo detto il nome della tua città, dove sei nato? Mairinche. Sì. E poi invece c'è quell'episodio che forse è il primo cambio di vita, che tu vai a giocare a 400 chilometri, se non di più. Prima 200. Che ho toccato, poi sono andato a Sertãozinho, dove sono i genitori di mia moglie, ho fatto 2 anni là. E lì poi... conosci tua moglie. Non sì. Abbiamo ancora detto il nome, al di là del profilo, eh? Sì, di Fabiana anche. E anche poi... lei brasiliana, giusto? Sì, anche lei brasiliana. E poi sono andato a Bebedouro, che è una città ancora vicina, e poi per venire qua. E sono venuto. Tu arrivi qua e porti anche lei alla fine? Sì, sono venuto prima da solo, ho fatto 6 mesi, 5 mesi a Bologna, poi quando sono venuto qua ho fatto 4 mesi, lei finita la laurea è venuta per 3 mesi qua. E cosa ha pensato quando è venuta qua? Anche lei immagino la Sardegna, Cagliari non la conoscesse, no? Sì, allora abbiamo pensato, abbiamo già fatto quasi un anno lontani, abbiamo detto rientriamo, ci spostiamo e andiamo e torniamo insieme, e l'abbiamo fatto. Ma lei lavorava già lì? No, non ancora. No, ancora no. Si era laureata, stava cercando lavoro. Sì, è venuta solo per vedermi e poi siamo rientrati e poi si è ritrovato il lavoro, è iniziata in un ristorante, poi è riuscita a convertire la laurea e è iniziata a lavorare come fisioterapista. Che idea ti sei fatto di noi sardi? Come siamo? Allora, siccome ho avuto anche al nord l'esperienza prima di qua. Certo, nord, diciamo, sud, centro. Sì, e le persone sono più calde, più simili a noi, diciamo. Non sono come noi, che siamo ancora più calde ancora, però sono più simili rispetto a tutta l'Italia, secondo me. Perché tu hai vissuto anche a Bologna, sì, giusto? Ho vissuto 4 mesi a Bologna. E c'è molta differenza tra, diciamo, l'accoglienza, la protezione che ti può dare... Ma non per dire Bologna è peggio, Cagliari è meglio, proprio per capire proprio dal punto di vista antropologico se c'è questa differenza. Allora, non so se perché è la prima volta, era un po' anche distante anche io, ma poi si vede che c'è un po', diciamo, più accoglienza da parte dei sardi. Diciamo, quando arrivi sono più ospitali, diciamo così. E lo sport aiuta da questo punto di vista? Sì, anche quello. Possiamo dire che lo sport ti porta a diventare un codice sardo, ti porta a diventare un po' sardo, ti porta a diventare un papà che ha un figlio che è nato in Sardegna. Sì, tanto che dico una volta che sono brasiliano sardo, perché per gli anni che sono qua. Ma se vado a vedere, ho vissuto 18 anni nella mia città e 18 anni qua. Io ho fatto 3. Sì. È proprio così. E com'era quel diciottenne che viveva in quella città? Com'era? Ti ricordi? A parte giocare a calcio, eccetera, che sogni aveva? Cosa pensava della vita? Allora, diciamo che ho finito il diploma di scuola e ho lavorato con mio padre che aveva un distributore.
ho iniziato a lavorare con lui e ho continuato a giocare a calcio, che è quello che mi piaceva di più. Mi allenavo oltre gli allenamenti che c'erano, che è una cosa che ho fatto anche sempre qua. E quando ho avuto l'opportunità, i miei genitori mi hanno sempre appoggiato e sono riuscito ad andare avanti. Com'era il lavoro con papà nel distributore? Te lo ricordi? Perché anch'io da piccolo, no? Magari andavo con mia mamma al distributore e ho sempre questo ricordo, no? Di chi metteva la benzina, apriva una sorta di portafoglio ed era pieno di soldi e diceva da piccolo: io voglio fare questo mestiere, non riuscivo neanche a contestualizzarlo. Com'era fare, aiutare papà? Vabbè, era di papà il distributore. Sì, era socio con gli altri fratelli. E io facevo un po' tutto, perché andavo lì, a volte c'era bisogno da parte dei ristoranti, facevo il caffè, facevo quello che dovevo fare. Quindi la benzina non la mettevo? C'era da mettere anche benzina, la benzina. Mettevo anche, però il mio lavoro in generale era dentro l'ufficio. Ti piaceva più l'ufficio, non l'odore della benzina? A me piaceva anche l'odore. Facevo un po' tutto, però dove serviva andavo, ma i primi mesi andavo soprattutto per dentro l'ufficio. Ma mamma e papà giovani? E mio padre di 50, sono 72 anni, e mia moglie di 55 e sono 67, sì. Però ancora lo sport, papà tifoso, sì. Tifoso più del calcio, del Brasile, sì, e della squadra, San Paolo? Santos. Io e mio padre tifiamo Santos, sì. E mamma invece? No, il calcio. Mia porto. Mamma tifa anche un po' il Santos, ma... Vi lascio da soli. Sì. Adesso noi ci interrompiamo per la prima pausa, quindi tu lanci la pubblicità e poi rientriamo in studio. Vai, lancia la pubblicità. Un minuto per la pubblicità. Perfetto. E se più di un minuto cosa facciamo? Pazienza. Facciamo passare tempo. Allora Sergio, siamo rientrati. Sergio. Mi parli un po' dei tuoi genitori, ne stavamo parlando prima della pausa pubblicitaria e mi è piaciuto questa immagine della mamma che fa ancora pallavolo perché ha una passione, del papà che ha la passione per lo sport ma non solo. Come sono loro? Se dovessi descrivermi, io non li conosco, mi dici: Nicola, guarda, loro sono. Allora, mia mamma è una donna che vuole essere sempre presente. Ma con tutti. Come tutte le mamme. Come si chiama mamma? Cleusa. Ha passione per i bambini. Avevano la scuola calcio anche in Brasile. E lei era sempre in mezzo allo sport, in mezzo anche nella scuola. Organizzava anche dei tornei sportivi dentro la scuola. È sempre, diciamo, adesso che è nato mio figlio anche. Se nonna. Nonni è quella più presente, che è venuta più volte qua in Italia anche. Sì, ma da solo o con papà? È venuta anche da solo. No! Padre, sì, è venuta. Anche l'ultima da sola? Volta, prima dei Covid. Di Covid. È venuta da sola? Sì, è venuta da sola. E quanto è rimasta? 3 mesi. No. Dicembre, prima del Covid, è rientrata. Diciamo che è rimasta anche a rischio lì, perché sì. Quel periodo è difficile. E poi anche se lei non capisce, l'italiano non capiva molto bene. Immagino. Era sempre vicino a mio figlio, cercavo di farlo capire. Una volta mi sono ritrovato in un centro sportivo dove c'erano tanti bambini che stavano allenando calcio, ero lì in mezzo. Poi lei era da sola, poi quando sono tornato intorno c'erano tanti bambini e mio figlio cercava di tradurre quello che diceva mia mamma. Era già diventata leader, sì, pur magari non sì, parlando bene l'italiano. I bambini, poi... piace anche organizzare anche le cose per gli anziani, per dove fare le cose, gli sport, tutto quanto. Bello. Poi mio papà, padre... Il nome? Sergio, come Sergio. Me. Invece il suo nome è Sergio Roberto Alves Carneiro. Ok. Grazie, già che ci siamo a lungo quanto il mio nome, cambia solo Roberto Eduardo. Sergio Roberto. Allora, mio più padre, duro, più rigido? Sì, diciamo che sì. Più sulle sue, sulle che sue, rimane ma si vede che c'ha gli occhi buoni. Sì, occhi buoni, sì, quello. L'ultimo complimento, metti, tu stavi giocando a calcio, a calcetto, ti ha detto: bravo Sergio Edoardo, mai.
Hai fatto un gol spettacolare, sì. Sì, sì. Però si contano nelle dita di una mano. Io mi ricordo la prima volta che ho portato un CD delle partite che ho fatto qua, in Italia. Okay. Lui ha messo il CD, sono uscito della stanza, sono rientrato, lui piangeva. Dai. Io non l'avevo mai visto piangere così. Anch'io non mi immaginavo questa risposta. Era commosso da quello che stavi facendo. E tu gliel'hai chiesto, come mai? No, non gli hai chiesto niente. No, l'ho visto, l'ho lasciato. È bastata quella scena? Sì, sì. È orgoglioso di te? Sì, lo dice sempre. Poi all'inizio, quando sono venuto qua, diceva a mia mamma, è molto probabile che non rientra più. E ci ha azzeccato, vero? Sì. Eh sì, in effetti neanche tu magari ci pensavi, hai detto magari vado in Italia prima, gioco in Sardegna, poi rientro, e invece qual è stata la molla, al di là del figlio, perché forse tu e tua moglie ci avete pensato anche prima, no? Decidiamo cosa fare a un certo punto della vita, immagino. No, quello sì, del figlio abbiamo deciso insieme, quando inizia, per fortuna siamo riusciti a programmare. Perché abbiamo detto noi dobbiamo avere questo, questo e questo, poi cercare un figlio. E siamo riusciti a fare tutto programmato. Poi mi ricordo il primo giorno quando abbiamo saputo che abbiamo fatto il test a casa. Sì, emozionato. Non sappiamo cosa fare, non uno va dato all'altro, cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo a fare una passeggiata, perché tutti quelli che conoscono sa quanto cammina mia moglie, perché mia moglie cammina dappertutto, no? Cioè raccontami, lei fa maratone praticamente, se dobbiamo andare a fare una passeggiata per i negozi... Noi viviamo a Quarto. Ok. Lei lavora a Selagius. Non mi dire che va a piedi. A piedi. No, non è vero, va dai. Va a piedi due Chiamiamola. Due volte al giorno. Va a piedi? Sì, va in palestra prima la mattina, poi fa questo. Tutti quelli che la vedono passare, oppure come la conoscono. La prendono per una pazza. Sei quella ragazza che passa sempre a piedi. Ma è Forrest Gump, non so se hai visto il film, lui che corre in giro per il mondo e a un certo punto gli chiedono come stai oggi, sono stanco. Lei non è mai stanca. Sì. Bravissima. Per quello il giorno cosa abbiamo fatto? Una passeggiata. E quanti chilometri hai fatto quel giorno? Abbiamo fatto un'oretta camminando, era le 10, le 11 di notte. Senti, che papà sei? Ci hai mai pensato? No, cerco di essere il più presente possibile e di fare tutto quello, diciamo, che ho voluto fare, che i miei genitori mi hanno fatto fare. Quello dentro del possibile, cercando di fare moderna educazione, che lui sia molto rispettoso, che possa anche crescere e portare avanti la sua vita. Perché poi alla fine quello che pensiamo noi, dobbiamo farli crescere per il mondo, non facciamo crescere per noi, perché sennò i miei genitori hanno fatto lo stesso, per quello che mi sono ritrovato qua. Che consiglio daresti? Magari Noa vedrà questa intervista, poi la rivedrà fra 10 anni. Che consiglio gli daresti adesso? Anche se lui è ancora piccolo, che poi piccolo, 8, giusto? 8, 9, 8 anni, 8, 9 dicembre, anni. Sì. Quindi diciamo, adesso tu gli dai un consiglio? E poi magari glielo replichi fra 10 anni. Che consiglio daresti? Che mondo si ritroverà? Ce lo chiediamo magari anche noi adulti, no? Lui che mondo si ritroverà secondo te? No, una cosa che dico sempre a lui è che tutto quello che fa deve impegnarsi al massimo. Fare con piacere e impegnarsi al massimo. Poi quello che sarà, perché deve studiare, deve fare lo sport, quello che gli porterà avanti, che cerca di fare il massimo e poi riuscirà ad avere qualcosa sua, la sua identità più avanti. C'è qualcosa che ti manca adesso, mentre stiamo chiacchierando? Ci pensi, dici, beh, forse mi manca, oppure mi è mancato quell'amico del cuore quando sono andato via. Sì, che lo sento ancora, però è inevitabile che non sia la stessa cosa. Quell'amico, quella conoscenza, o quel luogo, quel bar dove andavi sempre, quel campetto, allora, non lo so. Diciamo che manca... È una cosa che è la famiglia che non abbiamo qua, perché se viviamo e stiamo bene qua, l'unica cosa che ci manca è poter un giorno, una domenica, riunirvi andiamo tutti dai nonni, che a volte anche mio figlio chiede. Certo. Perché non abbiamo i nonni qua, dove andiamo, cosa facciamo, capito? Quello è una cosa che magari ci manca. Poi nella vita non possiamo mai avere 100% tutto, e ci mancherà sempre qualcosa. C'è, oppure magari non c'è, una persona, un episodio a cui devi dire sì, forse grazie.
cosa ne so, una persona che hai incontrato, oppure quell'episodio che abbiamo capito con lo sport ti fa venire in Sardegna e fare una nuova vita in Sardegna, ma c'è una persona secondo te che, a cui devi dire grazie? Se c'è, eh. Posso ringraziare i miei genitori per aver spinto quello che, per fare tutto quello che volevo fare. E c'è mia moglie Fabiana, che siamo stati sempre uno a fianco all'altro, uno che ha dato forza sempre a me in tutto. Da quanto tempo vi Cioè, conoscete con Fabiana? Alla fine noi da... Quindi dal 2001, quando sono andato a giocare alla 21 società, anni. sì. Lei aveva? 18. Lei ne aveva l'83, 18. E tu ne avevi 20? Io ne avevo 20. 20. È una bellissima storia d'amore la vostra. Che ha resistito in giro per il mondo alla fine. Sì. Sì, sono, diciamo, quando ero lontano, come tutti, sì, È complicato, è difficile, molto ma è una complicato. cosa che ci siamo detti e dobbiamo superare se Se ci superiamo arrassi per questa... Com'è? restare insieme, resteremo insieme. Vediamo Diversa qua. da te, lei? Più Io sono più tranquillo, diciamo, lei è un po' agitata, estroversa. sì. Beh, solo se fa 12 km, se largo sguardo avanti e indietro, ci Sì, vuole un santo. Io non riuscirei a seguirla. è difficile È seguirla, molto sì. difficile. È molto attiva, diciamo, molto attiva. Più nervosa di me, forse. Ti Vabbè, vedo, tu uno sei più... sì, sono più tranquillo, quello sì. Però Diciamo che è c'è in una gamba, sempre discussione, pronto. il primo o la prima che cerca di disinnescare la discussione, chi è, lei o tu? Allora, io lo Tu lascio non entri andare, neanche sì, nella no, niente, lo lascio discussione. che poi. È un classico Sì, di noi uomini, loro parlano, parlano, parlano. Per te il codice sardo cos'è? Nel senso, se hai colto da noi o se hai preso da noi anche banalmente, ci vediamo da te, Eia, una frase così. Quando ti dicevano Eia, tu dicevi cosa vuol dire o no? soprattutto noi quando arriviamo sentiamo parlare lui, 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 ma chi è questo lui? Capito? Poi tra di noi anche lo diciamo perché alla fine, ma lui, ma chi è Ma lui? chi è È lui? così importante, sono tutte cose che poi ti ricordi, saranno belli ricordi anche Fatti sotto questo. un augurio personale, al di là dello sport. Sergio, cosa si augura? Per lui o per chi preferisci? Cosa ti auguri? Allora, no, neanche, non lo so neanche cosa dire. Io ti dico, sto bene, viviamo bene la mia famiglia, io mi auguro che la mia famiglia stia sempre bene, sempre unita, è quella che è la cosa più importante in salute. E come ti vedi Quello. fra 10 anni? E dove ti vedi? In Sardegna con tutta la famiglia, con Noah che ormai ha 18 anni e che torna in Brasile E magari. noi che avrà la fidanzata, noi che siamo preoccupati, E che stavo che uscendo vi ha in serata, mollato. sì. E voi, no, no, ma dove sei? No, no, non ti risponde più. Dove ti vedi? Ancora in Sardegna? Sì, vi vedete in Sì, Sardegna come adesso famiglia. sì, pensiamo restare qua. Cercheremo di andare almeno ogni 2 anni a vedere i nostri genitori, i nostri parenti, Però ma la tua seconda patria alla fine è sì, la la nostra Sardegna. vita alla fine è qua. Allora, noi chiudiamo questa stagione con un messaggio che tu scrivi, io non lo guardo. Puoi scrivere qualsiasi cosa, come quello che stai pensando adesso. Non lo so. Qualsiasi cosa, non diventare rosso perché... Non lo so. Qualsiasi cosa, quello che ti viene in mente, può essere anche slegato da quello che ci siamo detti. In base a quello che hai provato in questa chiacchierata di 20 minuti. Oppure anche che non c'entra niente la chiacchierata. Qualsiasi cosa ti passa in testa. E poi vediamo La se... chiacchierata mi ha dato Ok. che è stato molto piacevole. Io lo chiudo, faccio finta di non averlo visto, ma mi piace molto quello che hai scritto. Chiusa. Forse saprete cos'è. Il mio Prima. regista mi ha detto che adesso devi lanciare la pubblicità e poi rientriamo. Vediamo come la lanci. Vai. Perfetto. Guardate e non perdete la pubblicità. Pubblicità. Vai, vai, lanciala. Pubblicità di? In pubblicità, basta pubblicità. Perfetto. Pubblicità. Pubblicità in 3, 2, 1, via. Vai, lancia la pubblicità. Un minuto per la pubblicità. Perfetto, e se più di un minuto cosa facciamo? Allora, Pazienza. facciamo passare tempo.
Tornate con noi perché non potete perdere questo bellissimo testimonio flamenco. Andiamo in pubblicità. Perfetto, però non ti muovere da lì perché c'è l'inquadratura. Okay. Adesso tu devi mandare la pubblicità. Certo. Vai, manda. Manda la pubblicità. La pubblicità di... Del codice sardo. Di, del codice sardo. Okay. Sardo. È entrata la pubblicità. Ciao, sono... No, mi presento. Pubblicità, subito così. Pubblicità. Perfetto. Andiamo alla pubblicità. Okay. Bravo, pubblicità. Sei un conduttore okay, nato. Ok, adesso ho capito. Sì, anche troppo. Abbiamo sforato. Sì, vabbè, recuperiamo nel secondo tempo. Vai, lancia la pubblicità. Pubblicità? Perfetto. Vuoi bere acqua un pochino? Mm. Manda la pubblicità. Pubblicità. Perfetto. Era troppo bello fermarti. Anche